Ciao a tutti amici di Baldo Mondo Science, io sono Raffo e in questo nuovo video vi spiegherò che cos'è la tensione superficiale attraverso dei semplici esperimenti che potete fare anche voi a casa. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con la sigla. Vi siete mai chiesti come mai l'acqua tende a raggrupparsi formando delle goccioline sferiche oppure come fanno alcuni insetti a camminare sopra l'acqua? È per merito della tensione superficiale. Ma che cos'è la tensione superficiale? La tensione superficiale è la forza che mantiene raggruppate le molecole lungo la superficie. Tutti i materiali la possiedono e può essere più o meno forte a seconda del legame che la costituisce. Nel caso dell'acqua, la tensione superficiale è dovuta alla formazione di legame idrogeno. Il mercurio invece sfrutta la forza del legame metallico. Per questo motivo il mercurio ha una tensione superficiale di gran lunga maggiore rispetto a quella di molti altri liquidi. Vediamo adesso alcuni semplici esperimenti che potrete fare anche voi. Sappiamo benissimo che per il principio di Archimede un oggetto più denso dell'acqua se immerso affonda. Tuttavia la tensione superficiale è in grado di farlo galleggiare. Per questo esperimento avremo dunque bisogno di una ciotola, una graffetta di metallo, un pezzo di carta da cucina e ovviamente dell'acqua. Per far galleggiare la graffetta avremo bisogno di un piccolo aiutino. Per prima cosa adagiate il pezzo di carta sull'acqua e appoggiateci sopra la graffetta molto delicatamente. Dopodiché, molto lentamente, rimuovete il pezzo di carta in questo modo. E voilà! La graffetta ora galleggia sull'acqua. Spingendola leggermente, questa cadrà. Non mettetevi alla bacinella, vi servirà per il prossimo esperimento. In questo secondo esperimento vi mostreremo che è possibile rompere la tensione superficiale. Vi servirà dunque la bacinella di prima, del pepe o in alternativa del talco, un cotton fioc e un goccio di sapone. Per prima cosa spargete sulla superficie dell'acqua il talco e il pepe. Proprio come la graffetta, questo non affonderà per via della tensione superficiale. Osservate ora però cosa accade quando tocco la superficie dell'acqua con il cotton fioc imbevuto nel sapone. Le molecole del sapone si legano con quelle dell'acqua interrompendo i legami idrogeno e in questo modo cambia la tensione superficiale dell'acqua. Le particelle di pepe o talco andranno a fondo un po' alla volta. In questo esperimento sconfiggeremo la forza di gravità grazie alla tensione superficiale. Ecco cosa vi servirà: un bicchiere, preferibilmente da shot, acqua, una retina abbastanza fitta e un elastico. Dopo aver riempito il bicchiere fino all'orlo, copritelo con la retina e fissatela con un elastico. Ora coprite con una mano, girate il bicchiere e togliete la mano. L'acqua rimarrà nel bicchiere nonostante la forza di gravità. Potrebbe non riuscirvi al primo tentativo. Per questo motivo tenete una bacinella sotto per evitare di allagare la stanza. Questo, più che un esperimento, è uno dei classici trucchetti da bar. Vi servirà tantissime monetine, sempre il bicchierino da shot, acqua ed un amico. No. Innanzitutto riempite il bicchiere fino all'orlo. Sfidate il vostro amico ad inserire quante più monete possibile nel bicchiere, inserendo a turno le monetine. Chi farà traboccare l'acqua per primo perderà. Vi sorprenderà quante monetine possono entrare nel bicchiere. Infatti, la tensione superficiale permetterà all'acqua di salire anche oltre l'orlo del bicchiere senza cadere. E per questo video è tutto. Lasciate un like se vi è piaciuto e commentate. Iscrivetevi al canale, in descrizione troverete i link a tutti i social. Grazie per l'attenzione e cliccate qui per vedere degli altri video.